Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una razza docile, discreta e non invadente come il Dog de Bordeaux. Prima di iniziare però, ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Questa razza ha origine in Francia. È un cane molto docile, anche se non si direbbe dal suo aspetto. Abbaia solo se necessario e ama trascorrere il tempo con il suo padrone. Questa razza veniva selezionata principalmente per il combattimento e la guardia, infatti venne usato anche per le più famose guerre dell'antichità. Ora il suo ruolo principale è la guardia e la protezione. Il pelo monocolore in tutte le gambe del fulvo e del mogano, con muscolatura possente dallo splendido mantello morbido e setoso. Non avrà bisogno di particolari cure, ma non è adatto a resistere a temperature troppo fredde o troppo calde. Riconosciuto per la sua enorme testa su cui spiccano gli occhi di colore generalmente chiaro o di un bellissimo nocciola dorato. Questa cane è di taglia grande, l'altezza prevista dallo standard di 60-68 cm per i maschi e di 58-66 cm per le femmine, ed un peso ideale di circa 50 kg per il primo e di 45 kg per la femmina. È un cane atletico con una grande prestanza, forza fisica, agilità e resistenza alla fatica, ma spesso non manca anche la pigrizia, infatti è poco attivo e ama molto sonnecchiare. Ha un carattere molto sicuro di sé, è impegnativo e testardo, dominante e assolutamente non adatto ai principianti, o a chi non ha polso o a chi è tendenzialmente distratto. È importante avere un leader indiscusso, in quanto può pensare di sentirsi il capobranco. Se sarà ben addestrato, ritroverai nel Dog de Bordeaux un cane davvero docile e amorevole con la sua famiglia e i bambini, anche se rimarrà sempre diffidente verso gli sconosciuti, e anche con gli altri cani avrà bisogno di una particolare attenzione, in quanto si presenterà diffidente e poco socievole. Si riesce ad adattare facilmente alla vita di appartamento, ma non ama stare da solo, in quanto cane da guardia è per lui importante avere sempre la sua famiglia da tenere sotto controllo. Il Dog de Bordeaux è una razza che ha una vita piuttosto corta, arrivano a 8-10 anni, hanno spesso la sindrome brachicefalica, cioè problemi respiratori dovuti alla forma del suo muso. Hanno inoltre problemi cardiaci, epilessia, torsione dello stomaco e colpi di calore. Inoltre ha bisogno di una dieta bilanciata, in quanto ha tendenza ad ingrassare. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza forte, protettiva come quella del Dog de Bordeaux. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto. Se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondo Cani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!